Hello and welcome everyone. Thank you for joining us for today's talk and with some special guests all the way from Rome. And so what we're going to look at today, we're going to discuss, look into the Neronian period using some of the incredible objects that come from the collection of the Museo Nazionale Romano in Rome. Because despite what you might think, we did not take everything Neronian from collection throughout Europe just to bring them to London. We did leave something on site. And so we are now looking at some of these objects and to see what they can tell us about Nero and the time he lived in. So I'm very happy to say that we have two special guests joining us today. Thank you, Sarah and Carlotta, for joining us. And so Sarah, they're both archaeologists. They work at the Museo Nazionale Romano in Rome. And Sarah is the registrar of the Museo Nazionale Romano. She works at the scientific direction of the Baths of Diocletian. And she's also the manager of the educational services there. And Carlotta collaborates with the scientific direction of the Bath of Diocletian and the Museum Educational Services and Communication Services. So thank you, both of you, for joining us today. Thank you. And as I said, we would try today to explore the figure of this renowned but still somehow mysterious emperor, that is Nero. And there is this very strong, popular, and negative image of this emperor that was largely shaped by accounts written decades after his death. Think Tacitus, Suetonius, Cassius Dio. They all present a very negative image of this emperor. We do, however, have some contemporary evidence for Nero's time that actually helps us in, let's say, filling the gaps. So see how much of what or what his authors wrote is true, how people might have actually perceived Nero in his times, and so on. So we get a bit more rounded image of this period. And one example of such contemporary evidence are the so-called Acts of the Aval Brethren. So these were records of sacrifices that were performed by this body of priests. And they can give us some interesting insight into the period they were written. So Carlotta, if you wanna say something more about this incredible evidence. Sì, il periodo di Nerone è molto rappresentato negli atti degli Arvali, come vedremo. Intanto diciamo chi sono gli Arvali. Gli Arvali sono una confraternita molto antica che secondo la tradizione sarebbe stata introdotta addirittura da Romolo. Romolo avrebbe scelto il simbolo degli Arvali. Gli Arvali sono dei sacerdoti che venerano Dea Dia, la dea del cielo luminoso, quella che permette la maturazione del grano. E infatti, come vedete nelle immagini, due imperatori sono coronati proprio da questa grande fascia di spighe. Sono in realtà due ritratti che non si trovano a Roma, perché in Italia non abbiamo più nessuno dei ritratti degli Arvali. Quello di destra è il Marco Aurelio che si trova al British Museum, mentre invece quello di sinistra è un calco che si trova al Museo Nazionale Romano, che il Collège de France, che ha collaborato all'allestimento di queste iscrizioni nel Museo Nazionale Romano e in particolare nel chiostro piccolo della Certosa di Santa Maria degli Angeli, che si trova nelle terme di Diocleziano, appunto ha partecipato con noi e ci ha offerto. Il culto degli Arvali e il sacerdozio viene istituito con un numero di 12 sacerdoti proprio da Romolo,
perché Romolo è il dodicesimo figlio di Calarenzia, Calarenzia che è la sua nutrice, perdono dei figli e Romolo si proclama il dodicesimo figlio. Questo culto rimane per molto tempo, ma è Augusto che lo riporta in vita insieme a tutta una politica di restaurazione di culti, e non è un caso che questi 12 fratelli, che sono membri di famiglie senatorie molto importanti, diventa un elemento propagandistico molto forte. Dove si trova il luogo di culto principale degli Arvali? Come vedete, molto lontano dal centro di Roma. Più o meno c'è una grande distanza, perché si trova al quinto miglio della Via Campana. Se siete venuti a Roma o se verrete a Roma, non potrete non passare nei luoghi degli Arvali, perché il treno che porta a Fiumicino passa proprio, vedete la fermata Magliana, in mezzo a questo quartiere, e si ferma davanti, più o meno davanti, al ristorante La Tavernaccia. Perché parliamo del ristorante? Perché al di sotto della cantina del ristorante si trovano i resti delle fondazioni di questo grandissimo tempio rotondo, lo vedete rappresentato a destra. Il santuario era un santuario grandissimo a terrazze, che aveva vari spazi, tra cui anche alla base un piccolo balneum, cioè quindi un piccolo impianto termale dove i sacerdoti si recavano a fare il bagno all'inizio delle loro cerimonie. E appunto la caratteristica interessante di questo sacerdozio è che gli atti di tutto quello che si svolgeva nel corso dell'anno liturgico veniva iscritto su varie parti, vari edifici del santuario. Okay, so thank you, Carlotta, for this introduction. Before we get into the details about the Neronian period, you were actually telling me that even if this cult is centuries old and has now basically disappeared, it's still quite popular in this suburban district of Rome. Is that true? Sì, è assolutamente vero. Infatti, vedete, questa è la semplice antefissa, la parte terminale di una delle tegole del tempio, ma oggi è il simbolo di tantissime attività che si svolgono in questo quartiere detto Magliana Vecchia. Vedete, c'è una squadra di rugby, c'è una scuola di musica, c'è un birrificio, una lavanderia e tantissime altre attività che richiamano proprio questo antico sacerdozio di cui gli abitanti si sentono in qualche maniera gli eredi. E vedete che anche la targa centrale parla del municipio quindicesimo, che viene definito Arvalia Portuense. E questa antefissa, che evidentemente è andata girando per tante parti del quartiere, addirittura è talmente popolare che la vediamo addirittura in questa ricostruita con un mosaico moderno all'ingresso di questo negozio che vende tantissime attività edilizie, perché naturalmente molti di questi resti del tempio e del santuario sono andati proprio a finire nelle case delle persone che oggi vivono lì, come sempre accade quando i marmi si disperdono. So, and now straight to the Neronian period, we do have a plethora almost of evidence for Nero's time, right? Sì, è molto interessante, perché come vedete qui potete avere un'idea di come compaiono nell'allestimento. Intanto, per cominciare, Nerone è molto rappresentato, perché dà proprio il via all'allestimento con questa interessantissima testa. Sappiamo che non è la più bella del Museo Nazionale Romano, ma è sicuramente una delle più interessanti, perché è stata ritrovata appunto nel Santuario della Magliana ed è una testa che fu abbandonata proprio a causa di una rottura accidentale sulla parte superiore, mentre veniva trasformata, ed è stata identificata dall'acconciatura dei capelli che sono visibili nella parte posteriore e nella parte superiore proprio intorno alla rottura, una testa che veniva trasformata, le orecchie sono state a brase proprio per cercare di rilavorarla e farla diventare quella di un membro probabilmente della dinastia Flavia, di certo non Vespasiano, che come sappiamo non aveva capelli, quindi o Tito o Domiziano. E poi la cosa curiosa è che questa testa, dopo essere stata scoperta, è rimasta a lungo nei magazzini dell'École Française, perché sono stati i francesi negli anni 70 a scavare, in particolare il professor Scheid e il professor Bruise, e quando abbiamo deciso di allestire queste iscrizioni, questi materiali, l'abbiamo cercata affannosamente e quindi è stata riscoperta, come vedete nelle due foto di destra, in cui ci sono io che finalmente l'ho ritrovata in un magazzino, e il mio collega che, poverino, la trasporta dal magazzino dell'École Française al magazzino del Museo Nazionale Romano per un breve pezzetto, e quindi ricordiamo questo atto eroico che ha compiuto per il museo.
Comunque, andando avanti, invece, ecco, l'interesse del periodo neroniano per come è rappresentato nella successione delle iscrizioni, ci dice anche che non solo è importante quello che viene detto nei testi, ma è interessante anche perché, come abbiamo detto, sappiamo che le iscrizioni erano iscritte eccezionalmente, non solo su supporti, deperibili, come in genere avveniva nei collegi sacerdotali normali, ma nel caso degli arvali, c'era questa abitudine di iscrivere i rendiconti anche su alcuni edifici, non uno solo. E nel caso di Nerone troviamo un primo gruppo un gruppo di quattro archi che fanno parte evidentemente di un edificio che ha questa successione di quattro archi, quello centrale un po' più grande, che appunto nel museo sono stati ripresentati per cercare di suggerire questa struttura, e molte iscrizioni sono di anni successivi, quindi una documentazione ricchissima e particolarmente interessante che ci racconta un po' della vita privata dell'imperatore e un po' della vita pubblica, perché come sappiamo molto spesso sono questi due aspetti sono intrecciati, si legano moltissimo. Nel 57, ad esempio, fra i culti e soprattutto fra i sacrifici che si svolgono, una serie di sacrifici che coinvolgono la famiglia imperiale. Questo è abbastanza comune nell'età Giulio-Claudia. Fondamentalmente, gli arvali svolgono le cerimonie inerenti al culto, ma celebrano anche tutta una serie di riti che sono legati ai membri della famiglia imperiale, quindi soprattutto i compleanni. Qui, per esempio, possiamo vedere che viene celebrato il compleanno di Agrippina, che ci dice che nel 57 i rapporti fra Nerone e Agrippina sono ancora saldi, diciamo, l'imperatrice ha il suo ruolo, è un'imperatrice fondamentalmente, e quindi viene onorata con il tipico sacrificio che gli arvali compiono, una dedica alla triade Giove, Giunone e Minerva, ciascuno dei quali viene onorato con un animale che viene sacrificato, e anche la salus publica, la salvezza del popolo, dell'impero, di tutti, diciamo. E la stessa cosa avviene ovviamente con il compleanno di Nerone, quindi la celebrazione dei giorni importanti dei membri della famiglia imperiale rientra a pieno titolo nell'attività liturgica, e nello stesso tempo la vita privata dell'imperatore e delle persone che gli stanno intorno è spesso menzionata. Nel 63, quando Poppea aspetta il suo primo bambino, gli arvali celebrano dei sacrifici per garantire l'incolumità, la salvezza e soprattutto il parto, perché sappiamo che il parto, soprattutto nell'antichità, è comunque un momento di rischio per la donna. Nel 66, purtroppo, non ci sono più né la piccola Claudia, che in realtà muore 4 mesi dopo la nascita, e non c'è più neanche Poppea, che viene uccisa, come sappiamo, secondo quello che ci dicono le fonti, brutalmente da Nerone stesso, che le dà un calcio, pare senza volere, alcune fonti hanno rivalutato questo aspetto, comunque le dà un calcio mentre lei è incinta del secondo figlio, e muoiono, quindi, e muore, muoiono entrambi ovviamente. Nel 66 sono entrambe divinizzate, la piccola Claudia, che era morta a 4 mesi, e Poppea. Ma non ci dobbiamo troppo rattristare, perché sappiamo che nel 66 Nerone ha già una nuova moglie, e questo elemento è molto importante perché, come vedete, queste iscrizioni spesso sono in grandi condizioni frammentarie, ma è proprio la presenza della menzione di Messalina che ci permette di datare questo frammento al 66. Ora, se guardiamo invece l'intreccio fra la vita pubblica e la vita privata, arriviamo al 59, che è un anno molto importante perché è l'anno del matricidio. Sono tantissime le cerimonie che gli arvali ricordano, ma in particolare è interessante che il 23 marzo c'è stato l'assassinio di Agrippina, e 5 giorni dopo la notizia arriva a Roma. Gli arvali non fanno ovviamente menzione diretta di questo, però si riuniscono, ed eccezionalmente si riuniscono e non svolgono sacrifici. Vedete che si legge immolatum, cioè sacrificato, non si è sacrificato. C'è una lacuna nel testo, non c'è tutto, però l'integrazione di quello che manca è certo. Quindi noi sappiamo che si riuniscono. Perché si riuniscono? Probabilmente per stabilire delle supplicaziones, quindi delle cerimonie per chiedere l'intervento degli dèi per la salvezza, per la salus di Nerone, che deve salvarsi da quello che è successo. Evidentemente a Roma, come sappiamo, la notizia
notizia arriva in una maniera un po' diversa. Viene detto che Agrippina ha tramato contro la vita dell'imperatore, ha cercato di ucciderlo e quindi poi, in seguito al fallimento di questo attentato che lei ha fatto contro suo figlio, è stata uccisa. Ma quindi quali sono le divinità che vengono coinvolte? La provvidenza, che spesso viene coinvolta quando ci sono dei pericoli contro l'impero, e il genio dell'imperatore. E questo non basta, perché naturalmente ci sono altre cerimonie indette dal Senato addirittura, quando Nerone torna a Roma dopo questo episodio, quindi della morte della madre, e come vedete le cerimonie, le divinità coinvolte sono anche la Felicitas, cioè la felicità intesa come sempre tutela, sicurezza, salvezza, e soprattutto la divinità di Marte Ultore, Marte il Vendicatore, quello che già Augusto aveva coinvolto a seguito dell'assassinio di Cesare. Quindi è evidente che in questi sacrifici noi sappiamo, capiamo quello che è stato veicolato a Roma, cioè che Nerone è scampato a un pericolo e che gli Arvali quindi ringraziano gli dèi e addirittura Marte Vendicatore. Ancora tra episodi, cioè questo aspetto della morte di Agrippina lo troviamo in questa base che i suonatori dell'esercito romano, gli Enatores, i Tubicines, i Liticines e i Cornicines, li vedete nelle immagini, avevano appena compiuto questo bellissimo monumento dedicato alla famiglia imperiale, si trovano nella difficoltà di avere una statua e un'iscrizione per Agrippina, e come risolvono il problema? Perché è evidente che vittima o carnefice, Agrippina non può più essere onorata. E eliminano una delle lastre, eliminano la statua, ma la lastra, piuttosto che buttarla via, la girano su se stessa in modo tale da lasciarla bianca e pronta per registrare il nome di qualcun altro, il prossimo imperatore magari, se non che poi l'incendio del 64 brucerà tutto e risolverà agli Enatores ogni tipo di problema. Da ultimo vediamo come anche il 66, un anno molto importante, quello in cui appunto dicevamo c'è la menzione di Messalina, ricorda in qualche maniera la presenza di Tiridate a Roma. Addirittura unica volta nella storia, calcolate che noi abbiamo le iscrizioni di questa confraternita e sappiamo tutto dal 21 avanti Cristo fino al 306 dopo Cristo, quindi un periodo molto ampio, è l'unica volta nella storia che gli Arvali ritardano il loro la loro festa più importante, i tre giorni che si svolgevano a maggio, nell'anno 66 si svolgono un mese dopo, perché evidentemente le cerimonie per la presenza di Tiridate a Roma si erano protratte. Quali erano state? C'era stata una deposizione di una corona di alloro e soprattutto, la cosa più importante, una serie di supplicazioni che avevano coinvolto delle divinità fondamentali per lo Stato, la clemenza, quindi appunto bisognava ingraziarsi il benvolere degli dèi, visto che un elemento estraneo era arrivato fino a Roma, e ancora una volta la Felicitas, che appunto, come abbiamo già detto prima, non è soltanto la semplice felicità, ma è quella felicità che deriva dalla sicurezza di stare in uno stato sicuro e forte e potente. Thank you Carlotta. This was really a great way of looking at the momentous event of Nero's reign from a different point of view, using sources that most people might not be familiar with. And so moving on, apart from this great event that happened during Nero's reign, something that the ancient sources stress a lot about the Neronian period is the excessive luxury of these times, and this luxury is universally condemned on moral ground by authors such as Pliny and Seneca, Tacitus, Lucan. So we have we see this motif in many different writings of the time, and they describe this upsurge in luxurious living that happened at the time and the decadence that came with it. And we do have evidence of this spread of luxury that did happen during Neronian time. And interestingly, what we see is that such luxury was not only for the member of the imperial family and the court, but was actually spread among the members of the
elite, which belong to his very writers who condemned luxury, but even beyond that. And this is something we do explore in the exhibition. However, we do have some incredible evidence coming from Rome. We have the remains of the luxurious marble decoration of a house that is possibly connected with the imperial family and with Nero himself. Isn't that so, Sarah? Sì, è proprio così. Infatti, al Museo Nazionale Romano sono conservati meravigliosi marmi che sono stati rinvenuti nel corso di scavi condotti nel 2000 in quelli che sono stati riconosciuti gli orti di Agrippina. Gli orti imperiali erano dei giardini maestosi che formavano quasi una corona verde intorno alla città di Roma, come possiamo vedere nella pianta, a partire dal settore orientale, settentrionale e poi sulla riva destra del Tevere. La riva destra del Tevere è proprio la zona che ci interessa perché appunto è in questo luogo che sono stati rinvenuti i preziosissimi marmi di cui andremo a parlare. In questa zona le fonti antiche indicano la presenza di diverse proprietà imperiali, tra cui gli orti di Domizia e gli orti di Agrippina. Agrippina Maggiore, la mamma di Caligola, di Agrippina Minore e quindi nonna dell'imperatore Nerone. La zona occupata in antico dagli orti di Agrippina era più o meno la zona alle pendici del Vaticano, in quella che sarebbe stata poi occupata in parte dalla Basilica di San Pietro. Proprio appunto alle pendici del Gianicolo, verso il monti, quelli che anticamente erano i Monti Vaticani, oggi parzialmente, anzi totalmente distrutti a seguito della costruzione della Basilica di San Pietro, furono condotti degli scavi per la costruzione di un parcheggio e fu rinvenuta una domus appartenente al secondo secolo d.C., di cui appunto possiamo vedere qui un'immagine. La cosa più interessante, tuttavia, non è la scoperta di questo complesso residenziale, quanto il fatto che in una di queste stanze fossero stati accatastati circa 600 marmi organizzati secondo diverse appartenenze architettoniche, quindi lesene, basi di colonne, elementi decorativi, cornici parietali e pavimentali. I preziosissimi marmi provenivano da diverse parti del mondo romano, dall'Africa, dall'Asia, dalla Grecia e quindi erano di per sé molto preziosi già nel mondo antico, sia per la difficoltà di reperimento di questi marmi che già a partire dall'età tardo-repubblicana avevano fatto in modo che un uso spropositato di marmi bianchi e colorati avesse fatto innalzare enormemente il prezzo dell'acquisto di questi materiali, sia per la tecnica di costruzione. In particolare questi marmi, tra cui si annoverano il rosso antico, il giallo antico, il pavonazzetto, sono stati attribuiti a un ambiente di rappresentanza la cui ricchezza e il cui sfarzo non possono altro che essere ricondotti alla famiglia imperiale. Un'ipotesi ricostruttiva ancora da indagare fino a fondo propone appunto di vedere un'aula con un'abside in fondo a una delle pareti che doveva essere organizzata secondo uno schema architettonico con tre diversi livelli di magnificenza. Il primo era appunto quello che prevedeva dei pilastri angolari a cui appartenevano appunto le decorazioni più importanti, che sono anche quelle più nuove, se vogliamo, e difficili da reperire nel mondo antico, perché ricordiamo appunto che questi marmi preziosissimi rinvenuti nella Domus del Gianicolo sono dei marmi che rappresentano una testimonianza rarissima di quella che era la decorazione marmorea del mondo antico, se non altro perché la maggior parte di questi marmi furono essi stessi trafugati nell'antichità per essere riutilizzati. Il fatto che invece le decorazioni del Gianicolo fossero state staccate da un ambiente probabilmente posto nelle vicinanze di questa domus
di secondo secolo in cui furono rinvenuti, e poi un evento catastrofico ne impedì il loro riutilizzo. È per noi un momento particolarmente interessante perché ne fa dei protagonisti inaspettati per farci conoscere appunto l'effettiva corrispondenza tra le fonti antiche di cui parlava Francesca e l'effettivo utilizzo nel mondo reale di questi preziosissimi arredi. Dunque, dei pilastri angolari che erano caratterizzati da un uso particolarissimo delle sene in rosso antico, che di per sé aveva una preziosità intrinseca proprio per il tipo di materiale impiegato e che per la prima volta veniva utilizzato in moduli molto più grandi rispetto a quelli che sono naturalmente attestati, perché le dimensioni erano circa di 2 piedi romani. Mentre invece le altre testimonianze archeologiche che finora ci sono pervenute sono sempre state legate a dei moduli molto più piccoli. Quindi la preziosità del materiale e anche le particolari dimensioni del materiale stesso. E inoltre queste applicazioni policrome plastiche relative appunto al giallo antico, al verde, ai calcari appunto verdi e bianchi, che dovevano decorare secondo degli schemi floreali, appunto, questi due capitelli. Qui vediamo un dettaglio della decorazione che ci fa apprezzare appunto il livello tecnico e la raffinatezza dei capitelli, a cui era collegata poi invece una lesena con partiture geometriche in pavonazzetto in rosso antico. Quindi anche in questo caso troviamo dei materiali preziosissimi, con una definizione artistica veramente particolare, perché sicuramente delle maestranze molto raffinate avevano dovuto lavorare a queste decorazioni. Il secondo ordine architettonico che possiamo rivedere nella ricostruzione dell'acquarello prevedeva dei capitelli cosiddetti corinzieggianti, quindi con delle partiture floreali e delle basi ugualmente molto raffinate e riccamente decorate che dovevano trovarsi al termine della colonna. L'ultimo elemento architettonico era questo più piccolo che troviamo sullo sfondo con delfini affrontati a cui corrispondevano delle basi molto più semplici e che dovevano inquadrare delle nicchie. Il tutto era, come dire, magnificato da delle pareti di alabastro cotognino, cioè di un colore giallo caldo mielato che inquadrava le riquadrature superiori, e invece un alabastro fiorito con queste macchie più scure per quanto riguardava le partiture inferiori. Diciamo che tutta questa decorazione, che già di per sé, come abbiamo detto, era particolarmente lussuosa nel mondo antico, perché l'alabastro era una pietra trasparente che già nell'antico Egizio era riservato ai faraoni e che sappiamo dalle fonti antiche essere in uso già a partire dall'età tarda repubblicana per essere riutilizzato appunto nelle sale di rappresentanza dell'élite repubblicana e poi passato appunto alle decorazioni imperiali, aveva anche una valenza chiaramente ideologica, nel senso che profondeva una luce che non doveva far altro che risaltare appunto la presenza e il rilievo sociale, politico ed economico del proprietario. Infine, la decorazione era arricchita da delle statuette che abbiamo appunto detto essere accolte in queste nicchie. Nel caso specifico è stato ritrovato una statuetta di Afrodite Caris, la vediamo in questo marmo preziosissimo proveniente dalla Grecia, con una veste molto discinta che le aderisce perfettamente sui fianchi sinuosi e che probabilmente doveva essere una copia della scultura che era accolta anche nel foro di Cesare, nel tempio appunto dedicato poi a Venere, e che la Gens Iulia prese appunto come modello per collegare la sua discendenza divina appunto a Venere stessa. Dunque, tutti questi elementi che abbiamo notato finora non ci fanno altro che pensare appunto che questi marmi dovessero appartenere
a un padiglione di questi orti di Agrippina, che la tecnica, tra le altre cose, esecutiva della realizzazione di questi materiali inducono a portare in un periodo appunto Giulio-Claudio. E le fonti supportano molto questa datazione nel momento stesso in cui è proprio Plinio che ci parla non solo del lusso sfrenato che lui criticava aspramente, ma anche del fatto che ormai, proprio in età neroniana, con i marmi non si volesse più solo fare delle partiture quadrate sulle pareti, ma addirittura imitare la pittura, si voleva cercare di dipingere con il marmo, e questa definizione ben si addice a quella che sappiamo essere, appunto, che abbiamo visto essere poi la decorazione di questo ambiente. Allora, quale potrebbero essere, diciamo, delle ipotesi interpretative circa l'appartenenza alla proprietà di questo padiglione? Sappiamo, che appunto qui c'erano gli orti di Agrippina, quindi le proprietà imperiali che sicuramente, si erano tramandate di madre in figlio. Sappiamo che Caligola aveva costruito qua un circo che poi fu denominato Circo Gaius Neronis. Nerone stesso nel circo si esercitava nelle corse degli aurighi, e il circo in questa zona del Vaticano fu anche protagonista, diciamo, dell'episodio dell'incendio di Roma, perché è qui che i profughi dell'incendio furono ricoverati e fu dato vitto e alloggio appunto da Nerone per cercare di sostenerli a seguito della perdita delle loro abitazioni. Sempre in questa zona sappiamo che esisteva un teatro privato di Nerone, in cui lui si esercitava nelle sue esibizioni canore, e tra le altre cose, sempre in questo luogo sappiamo dalle fonti che Nerone mise in mostra delle opere sottratte a un console. Quindi la presenza di Nerone in questa zona ci sembra piuttosto attestata, come del resto sempre le fonti ci ricordano un legame di questa particolare topografia del Vaticano con la figura di Nerone stesso, nel momento in cui il ponte che probabilmente fu costruito da Caligola per collegare il Campo Marzio con questa parte dei Monti Vaticani prese poi il nome di Nerone. Noi lo conosciamo appunto come Ponte Neroniano, e da ultimo le fonti medievali ci parlano di un palazzo neroniano proprio in questa zona che doveva essere appunto organizzato su diversi livelli. Allora, tutte queste informazioni ci suggeriscono, e sarebbe molto interessante poter pensare che questi marmi fossero stati utilizzati per decorare appunto un ambiente di rappresentanza di un padiglione degli orti di Agrippina, poi anche frequentati da Nerone stesso. Diciamo che attualmente non siamo in grado di avere una definizione certa di questa ipotesi di interpretazione, però senza entrare nel merito, possiamo appunto dire che una ragionevole certezza ci induce a dire che sicuramente questi furono anche dei luoghi frequentati da Nerone. Quindi è interessante il collegamento con questo sfarzo imperiale, con questo lusso sfrenato di cui parlano le fonti, e l'effettivo ritrovamento di questa testimonianza in quelli che sono poi i marmi della Domus del Gianicolo. Thank you, Sarah. And moving from this incredible, possibly imperial residence in Rome to another one right outside of Rome, and we do know that apart from, of course, Nero's famous palace within the city center of the city of Rome, the Domus Aurea, and he also had another palace outside of the city at Antium. You mentioned the Greek fire before. We know from Tacitus that Nero was at his palace in Antium when he heard about the fire, and then he rushed back to the capital. And we do have some remains of what looks like a incredible a great imperial residence in Antium itself. And for a long time, this is still referred to as the villa of Nero. And for a long time, it was thought that these remains could be those of Nero's palace in Antium. Is that true? Sì, Anzio è una città che
È stata molto legata a Nerone e tuttora continua a esserlo. Come possiamo vedere, si trova a circa 60 km a sud di Roma. È una località che tutt'oggi ha un grande fascino perché è stata costruita sul mare, è stata prima un'importante città volsca e poi una tra le prime colonie marittime dei Romani. Il suo nome è sicuramente legato a Nerone perché qui vi nacque. E tra le altre cose dedusse una colonia di veterani del pretorio che gli consentì appunto di fare grandi interventi urbanistici, in primo luogo la costruzione del meraviglioso porto. La cosa più affascinante di Anzio è che ancora oggi la città rimane strettamente legata alla figura di Nerone, tant'è vero che come possiamo vedere gli ha dedicato addirittura una statua, una delle poche, come dire, rivalutazioni ufficiali della figura dell'imperatore, nel momento stesso in cui nel plinto della statua viene proprio menzionata la politica di pace, la prosperità che sotto il periodo di Nerone poté vivere l'impero romano e anche le sue importanti riforme. Quindi è proprio una città che necessariamente deve essere menzionata parlando di Nerone. E sappiamo appunto che ad Anzio sono visibili i resti di quella che era la Domus imperiale, una Domus che dobbiamo immaginare organizzata su diversi livelli, con diversi padiglioni, anche in questo caso si affacciava direttamente sul mare. Oggi purtroppo ci sono solamente pochi resti che con difficoltà possono essere ricondotti all'importanza e alla grandiosità di questa residenza. Perché purtroppo la linea di costa si è arretrata, sono stati condotti degli scavi clandestini, quindi un visitatore difficilmente può apprezzare l'importanza di questa residenza. Però possiamo appunto vedere nelle ricostruzioni 3D che in realtà questa dimora non aveva nulla da invidiare alle grandissime dimore imperiali che conosciamo, in primo luogo a Roma stessa. E dobbiamo anche dire che questa dimora di Anzio fu così importante al punto che Augusto nel 2 avanti Cristo mi ricevette appunto il titolo di Pater Patriae. Sappiamo che Nerone probabilmente la frequentava proprio perché nacque ad Anzio, ma comunque gli venne comunicato appunto dell'incendio di Roma proprio mentre si trovava ad Anzio, e sempre collegata ad Anzio abbiamo una bellissima statua che oggi è conservata al Museo Nazionale Romano e che è stata per moltissimo tempo collegata in modo anche piuttosto suggestivo alla figura di Nerone. Si tratta della fanciulla di Anzio. Qui abbiamo delle foto d'epoca relative appunto al suo anche rocambolesco ritrovamento, perché fu rinvenuta in circostanze molto particolari. Siamo alla fine del 1800, in una notte tempestosa proprio da romanzo, se vogliamo, giallo, e durante appunto la tempesta una parte di questo costone della Riviera di Ponente, dove si trova attualmente anche la villa imperiale, crollò. Un pescatore rinvenne in mare la fanciulla di Anzio, cioè una bellissima statua priva della testa che probabilmente fu trafugata, ma poi fortunatamente fu recuperata. E l'allora proprietario del terreno, il principe Aldo Brandini, acquistò questa statua dal pescatore per pochissime lire. In un secondo momento si riuscì a capire tutto quanto l'importanza della statua e addirittura lo Stato italiano riuscì a riacquistarla nel momento in cui il principe cercò appunto di venderla a degli americani, e l'ufficio esportazione di Roma, che aveva ricevuto la richiesta appunto di esportazione dell'opera, riuscì a fermare questa vendita, possiamo dire illecita, data la valenza artistica dell'opera stessa, e la acquistò per un prezzo davvero eccezionale per quei tempi. E da allora fu portata appunto al Museo Nazionale Romano. La fanciulla di Anzio è una statua di proporzioni quasi simili al vero, rappresenta una ragazza piuttosto giovane,
vestita in un modo un po', come dire, arraffato, perché poi porta un chitone che scende sulla spalla e un mantello arrotolato intorno, come se si fosse preparata un po' all'ultimo momento. Anche l'acconciatura denuncia un po' una situazione di preparazione improvvisa, perché è una fascia che raccoglie i capelli un po' per tenerli fermi, mentre sta celebrando probabilmente un culto. Infatti, come possiamo vedere sul vassoio che lei tiene in mano, verso cui rivolge la sua attenzione, ci sono degli oggetti che probabilmente rimandano a un contesto sacro. Abbiamo un rotolo che tuttora, diciamo, suscita diverse interpretazioni, alcuni la ritengono un volumen, altri delle garze, diciamo delle bende sacrificali. Poi si possono notare dei ramoscelli di alloro e dei piccoli piedini a forma di leone che riconducono probabilmente a una pisside, comunque a un oggetto sacro. L'interpretazione di questa figura è tuttora molto discussa. Quella che diciamo, tendiamo ad accettare ci riporta nell'ambito diciamo, di una sacerdotessa, di una giovane sacerdotessa, come possiamo notare appunto dall'età, che era intenta a fare un sacrificio probabilmente nell'ambito diciamo, del culto di Apollo o di Dioniso. Alcuni la vogliono vedere come una pizia. E appunto la riportano anche alla tradizione per cui una giovane pizia fu rapita nel corso del III secolo e a seguito di questo evento si decise di accettare solamente delle donne più mature per officiare questo rito. Diciamo che la tecnica esecutiva è veramente notevole, è una statua di eccezionale importanza dal punto di vista diciamo, storico-artistico e molti la riportano a un contesto di III secolo avanti Cristo. Sulla possibilità che si tratti di una copia o di un originale, in realtà non importa neanche più di tanto perché sappiamo come i romani avessero, quale concetto avessero di copia i romani, per cui appunto. Senza addentrarci in queste discussioni, vorrei solo attirare l'attenzione sul fatto che la statua, per la sua importanza, probabilmente appartenne alla famiglia imperiale da tantissimo tempo. Quindi, pur essendo stata ritrovata in quella parte della villa imperiale che appartiene a una fase Antonina Severiana, quindi in una fase cronologica diversa rispetto alla frequentazione neroniana, è facile immaginare che un'opera di questa importanza appartenesse da tempo alla famiglia imperiale stessa e che quindi diciamo, potesse decorare una delle nicchie della villa imperiale anche in periodi precedenti. È probabile anche che potesse essere stata spostata a seguito di ristrutturazioni del palazzo. Ma comunque noi da sempre, come Museo Nazionale Romano, la leghiamo un po' alla storia della villa di Anzio, in modo particolare della villa di Nerone. Thank you, Sarah. And now we move on from these luxurious imperial residences to great spectacles in Rome and throughout the empire, really, because it is, apart from his fondness for luxury, is as a denuded artist, Nero is described in ancient sources and is still remembered nowadays. These later sources, these posthumous biased sources, describe Nero as a lyre player, a poet, a would-be actor, but he also enjoyed chariot racing and was a daring charioteer himself. We do know, for example, that at the Olympics Games, he competed riding a 10-horse chariot and he almost died in doing so. So quite daring. And actually, chariot racing was one of the most popular sports in ancient Rome. Is chariotees were somehow the equivalent of Formula One drivers. And this sport was so popular that scenes from chariot races appeared on so many different media, from paintings to mosaics to everyday objects. Like you can see some oil lamps here that are on display in the Nero exhibition right now. And together with these incredible tiny bronze
model of a vegan, incredible detailed one. And so the interesting thing is that charioteers were actually people of low status. They were in farmers. They have even less rights than the normal Roman citizens. And, but despite all that, they could reach incredible fame and wealth. And we do have a lot of evidence for the enthusiastic support that there was in Rome and beyond for these charioteers. So we know of teams that organized the races, we know of fan clubs. And apparently, according to some writers, statues of the charioteers could be found throughout the city of Rome. And indeed, some of them appear to have survived, and they are now at the Museo Nazionale Romano. So what you can see here are the so-called homes of the charioteers, some of them, because seven of these homes were found in the so-called the Sacellum of Hercules, so a shrine dedicated to the god Hercules that is found in Trastevere, so on the outside the ancient city walls of Rome, on the right bank of the Tiber. And this shrine was dedicated to Hercules, as I said, and by the shrine were found seven urns that technically only four of them have the actual clothing that allow us to tell that these were the people depicted were charioteers, but we usually refer to all seven of them as the urns of the charioteers. And as you can see from this image, these were about life size, so they were composed of marble portraits on top of marble pillars. So this is all marble, and each bust, as you can see, is highly individualized and beautifully curved. So these are rather expensive commissions. So the idea we get is that victorious charioteers will dedicate his hands to Hercules, who was among other things, the patron god of athletes, and they dedicated his hands to give thanks to the god for their victories. And some of these portraits can be dated, like these ones, to the Neronian period. So, for example, if you look at the first of our charioteer, you can see that the hairstyle with his fringe reminds us of the portrait of Nero. That's how we can date it to this time. Whereas for the second one, we can tell that this is a charioteer because you can clearly see the sort of crisscross pattern on his chest. This is where the leather thongs that charioteers wrapped around the chest for protection. So these are incredible finds that testify to the wealth that this charioteer could achieve. And indeed, the fact that people of low status could have access to this sort of elite form of commemoration, because statues of this kind were usually reserved for the elite. So clearly the fact that charioteers could afford this did not really sit well with the aristocracy. And we see these reflected in how critical ancient authors are of charioteers, but more general of performers, and including lyre players and musicians. And so it is in this light that we should read the descriptions, the very negative description of Nero and his artistic endeavors. And actually, so Carlotta, you have to know that Carlotta is not just a curator, she's also a singer that had to train as a singer. And she was actually telling me that some of these techniques that are described in ancient sources that depicts Nero doing rather ridiculous thing, like putting a lead weight on his chest and so on, they are actual training techniques for singers. Is that so, Carlotta?
Assolutamente sì, le informazioni che le fonti letterarie ci danno, effettivamente un po' con aria denigratoria, sia Suetonio, sia Cassio Dione, sia Tacito, in realtà ricostruiscono un quadro che è molto interessante e che permette di vedere che molti degli aspetti della vita di un cantante professionista erano ieri come oggi ancora molto, molto puntuali. Intanto bisogna dire che Nerone è un imperatore e noi lo conosciamo come un imperatore, ma in realtà lui stesso diceva che nulla gli dava più fastidio che essere chiamato cattivo Citaredo, oltre che Nobarbo, che quello era un particolare a parte, diciamo, ma e pare che in punto di morte avesse detto qualis artifex perio, cioè quale artista muore con me. Tra l'altro è interessante perché la parola artifex indica una categoria molto vasta, no? Abbiamo detto che non si limitava alla citarodia. Che cos'è la citarodia? Perché poi stiamo parlando del canto, ma in realtà, come vediamo in questa moneta, che è una moneta che poi anche questa ha una valenza, una testimonianza molto importante. La vera star dell'età romana era appunto il citaredo. Il citaredo è un virtuoso del canto e un virtuoso della cetra, quindi si tratta veramente di un musicista tutto tondo, perché altri invece si limitavano a cantare. I cantores cantavano con l'accompagnamento di altri strumenti, c'erano anche i semplici citaristi, ma coloro che calcavano la scena come citaredi erano veramente le star dell'epoca e, come dicevi prima, anche loro, benché spesso di condizione servile o appunto magari liberti, godevano di una fama meravigliosa. Quindi è ovvio che un imperatore che si dedica alla citarodia è un po' un controsenso, ma Nerone ci si dedica al punto tale da avere una vera e propria carriera. Quindi inizia a studiare, e qui lo vediamo in questa moneta in cui, se guardiamo bene i dettagli, è la quintessenza del citaredo, perché veste un lungo abito che gli arriva fino ai piedi e si muove in punta di piedi, un dettaglio che ci viene detto anche dalle fonti letterarie, perché il citaredo sulla scena è in qualche modo un'incarnazione di Apollo e mentre suona si sposta sulla scena in punta di piedi, ed è un dettaglio che riusciamo a riconoscere addirittura su un'immagine così piccola come quella di una moneta. Ricordiamo anche che Nerone, fra i motti, diciamo, che sempre le fonti ci riportano, avrebbe detto che la musica riservata, quella che nel Rinascimento si chiamava la musica riservata, cioè la musica che fai solo per te stesso, non ha valore, perché un musicista deve esibirsi in scena, e quindi per arrivare a questo livello, al punto tale da sentirsi un citaredo e quindi battere moneta in cui egli stesso è raffigurato come citaredo, e c'era voluto appunto un lungo periodo di studio. Nerone aveva convocato uno dei più celebri citaredi del tempo, lo aveva fatto esibire e lo aveva incaricato di insegnargli, era un vero e proprio insegnante, e il primo aspetto che tutti gli studenti di canto affrontano è quello del controllo del fiato. E vediamo che poi nel mondo antico i cantanti avevano lo stesso tipo di formazione degli oratori, quindi era importante controllare il respiro per poter esprimere lunghe frasi. Per fare questo Terpno aveva suggerito a Nerone di sdraiarsi a terra e di mettere una bella lastra di piombo sulla pancia in modo tale da controllare la respirazione. A me modestamente era stato suggerito di usare un volume di un'enciclopedia, tanto che il professor Pancera, quando si parlava delle cantrices e di queste abitudini, mi disse: ah, ecco, allora sappiamo a cosa serve un volume di enciclopedia a casa di una cantante. Effettivamente il peso della lastra di piombo forse sarebbe stato eccessivo, ma il volume dell'enciclopedia serve appunto a imparare a governare il muscolo del diaframma, per poter orientare anche la quantità di aria che si deve distribuire. Ma il cantante non fa solo questo, e quindi Nerone si doveva, oltre probabilmente a fare dei vocalizzi, perché le fonti ci dicono proprio che la voce doveva essere preparata dai suoni gravi ai suoni acuti, quindi come si fa oggi, si fanno i vocalizzi, ma c'erano delle regole di igiene quotidiana: astenersi da alcuni cibi, usare clisteri e purghe quando necessario, la castità, c'erano tutte
scritte delle norme veramente molto molto precise. C'erano dei frutti o degli alimenti insomma consigliati, per esempio pare che si facesse grande uso di decotti di fave misti ad aglio, che sicuramente non avevano un effetto buono sull'emissione dei profumi, ma pare che avessero ottimi risultati invece per la cura di tosse e vari altri. Del resto i cantanti fino a pochi anni fa vivevano mangiando solo acciughe e quindi hanno sempre mangiato cose disgustose, effettivamente, acciughe sotto sale, naturalmente. Vedete che qui in questa immagine di una statua che si trova a Palazzo Altemps c'è un Apollo Citaredo. Ora è vero che in questo caso Apollo Citaredo in questa statua è nudo, però l'acconciatura è la stessa che tutti i Citaredi portavano: lunghi boccoli, io però ce li ho di natura, non me li sono fatti apposta, lunghi boccoli che ricadevano fin sulle spalle, e Nerone, a partire almeno dal 66, pare che andasse solo vestito come un Citaredo, con queste lunghe vesti, con questi lunghi capelli che gli ricadevano sulla schiena. Ma cosa doveva fare un allievo di canto, e quindi che cosa aveva fatto Nerone? Innanzitutto doveva sempre risparmiare la voce, non bisogna mai parlare, urlare a parlare a voce troppo alta. Quindi è chiaro che l'imperatore, dovendo parlare alle sue truppe, aveva scelto di non parlare direttamente, ma di far leggere i suoi discorsi ad altri, in modo da non affaticarsi. E se proprio doveva parlare in pubblico, lo faceva sempre con un fazzoletto sulla bocca. Fazzoletto sulla bocca che era molto importante perché evitava che entrassero pollini, cose che potevano far venire la tosse, stimolare in qualche maniera la laringite, perché il cantante con la sciarpa penso che sia una delle cose che tutti quanti abbiamo visto sempre. Quindi bisognava sempre fare molta attenzione a non esagerare e molto spesso si andava in giro con il maestro di canto sempre con sé. La voce di Nerone la possiamo forse ricostruire grazie a degli accenni che le fonti letterarie fanno, sia Suetonio sia Cassio Dione, che la definiscono exigua, e in greco bracheia, cioè piccola, debole, non particolarmente potente, e fusca o melaina, cioè scura, una voce scura, non particolarmente potente, quindi una voce forse di baritono, che è poi la voce più comune negli uomini, o magari di tenore, quello che viene detto un tenore corto, cioè un tenore con la voce scura che però non ha grande brillantezza sugli acuti. In ogni caso, naturalmente, tutti volevano ascoltare la sua voce divina, perché era ovvio che l'imperatore aveva bisogno di essere, diciamo, lodato, tant'è che le fonti ci dicono che lui stesso aveva tolto il saluto alle persone che in qualche modo non si erano dimostrate particolarmente entusiaste di questa sua passione che diventa in qualche maniera, diciamo fra virgolette, una professione nel momento in cui Nerone istituisce dei ludi alla maniera greca, i cosiddetti ludi juvenales, che appunto sono juvenales perché lui ancora è un giovane cantante, e però nonostante questo si svolgono secondo tutti i sacri crismi delle competizioni. Quindi Nerone appare vestito da Citaredo, fa pronunciare il suo nome insieme a quello degli altri concorrenti, si inginocchia in attesa del giudizio dei giudici, tutte le regole sono rispettate. A poco naturalmente però la sua carriera prende piede, del resto non poteva essere altrimenti, come possiamo immaginare, e quindi vengono istituite altre gare, e poi addirittura finalmente si decide per il debutto. Il debutto avviene ovviamente non certo a Roma, ma a Neapolis, che era la greca urbs, cioè la città greca, quella che aveva dei costumi greci, dove si poteva veramente esibirsi ed essere apprezzati come un grande artista. E in occasione di queste esibizioni in teatro, la vita degli spettatori era veramente dura, perché nessuno naturalmente poteva lasciare il teatro quando Nerone si esibiva, tanto che c'erano persone che erano arrivate a fingersi morte pur di essere portate via, o addirittura c'erano stati parti che erano avvenuti, bambini erano nati durante queste esibizioni, che andavano avanti per parecchie ore, perché la voce sarà stata pure exigua e fusca, però evidentemente a forza di esercitarsi con la lastra di piombo Nerone aveva guadagnato una bella resistenza, perché le fonti dicono sempre che si esibiva per ore e ore, quindi un tempo molto lungo, e poi appunto era solo, a volte si esibiva anche in teatro.
Peraltro un aspetto molto interessante è quello della clac. Nerone si era organizzato perché era convinto di avere un grande talento, però era anche prudente avere comunque degli applausi sempre in scena, e quindi aveva reclutato un gruppo di giovani cavalieri chiamati Augustiani, che pare fossero riconoscibili anche da lontano per la folta chioma, un abbigliamento particolare, che erano specializzati in diversi tipi di applausi, come effettivamente fino a non molti anni fa nei teatri c'è, almeno in Italia c'è sempre stata il fenomeno della clac organizzata, cioè persone stipendiate per applaudire al momento opportuno e soprattutto per contrastare magari gli avversari di un cantante che invece avrebbero esclamato il loro dissenso nei confronti di un cantante in modo da far risaltare l'altro. Quindi già all'epoca di Nerone ci sono questi augustiani che fanno questi applausi particolari. Alcuni sembravano, li chiamavano bombi come i calabroni, e quindi doveva essere un applauso un po' basso. Poi c'erano quelli scroscianti come imbrices, cioè le tegole che cadevano tutte, o le teste, che appunto al solito era un po' un rumore di mattoni, un rumore fragoroso. C'erano quindi dei segni per avere un tipo di applauso o un altro, e certamente c'era anche un buono stipendio che queste persone ricevevano proprio per questo tipo di applausi. E Nerone, quindi, forte di questo consenso, in qualche modo provocato, ma chissà se non anche spontaneo, parte nel 66 per una tournée in Grecia, e dove riceve il numero eccezionale di 1808 corone, ovviamente facendo spostamenti di vario tipo al calendario delle manifestazioni, in modo che potesse partecipare a tutte le gare esistenti in Grecia, partecipando a tutte quante, riscuotendo sempre successi, però comportandosi sempre come tutti i concorrenti. Quindi c'erano anche in quel caso delle norme molto precise: non bisognava sputare a terra, non bisognava tirar su col naso, e soprattutto se si facevano delle scene in qualche maniera, non bisognava mai far cadere cose a terra. Quindi una volta, in occasione di una scena in cui evidentemente non stava anche suonando la cetra, gli era sfuggito un bastone, e quindi dovette pregare i giudici di non tenere conto di questa mancanza che era capitata, perché appunto un piccolo errore poteva capitare. Quindi una grande modestia, tranne poi far gettare nelle latrine le statue dei vincitori che avevano concorso prima di lui e che erano risultati vittoriosi prima di lui, in modo tale che l'unico cantante veramente esistente nella memoria di tutti potesse essere solo lui. E quindi in questa maniera, per questo possiamo immaginare che questa immedesimazione arriva a un punto tale che Nerone comincia a andare vestito come un citaredo, e addirittura si fa rappresentare in statue e monete come quella che abbiamo visto pochi secondi fa. Thank you, Carlotta. And of course, it's always difficult to know how much is history, how much is fiction, so how much is account as exaggerated, but they're still very entertaining to read, and we cannot deny it. So I think we have reached the end of this talk. So thank you, Carlotta. Thank you, Sarah, again, for sharing all of these interesting objects and information with us about the Neronian period. And thank you, everyone, for joining us. And we do hope you will be able to see the exhibition to learn more about the famous figure of the Emperor Nero. Thank you again.